La vittoria della Salernitana a Vicenza per 1-0, Ascoli-Trapani 2-2, Avellino batte Verona 2-0, Benevento batte Latina 2-1, Brescia-Pisa 1-1, Cesena-Bari 1-1, Frosinone batte Carpi 1-0, Novara-Cittadella 1-1, Vercelli-Spezia batte Provercelli 2-0. Si sta giocando Entella-Spal, siamo intorno al quarto d'ora e la Spal, come vedete, sta vincendo per 2-0 con l'Entella in 10 uomini. Domani si gioca invece il derby alle ore 15 tra Ternana e Perugia. La classifica, dunque, la nuova capolista, il Frosinone 47 punti, Verona 45, Benevento 43, Spal al momento 41, Cittadella 39, Spezia 37, Perugia 35, Entella e Bari 34, Carpi 33, Novara e Salernitana 31, Ascoli 30, Avellino 29, Cesena e Brescia 28, Pisa e Vicenza 27, Latina 26, Provercelli 25, Ternana 23, chiude il Trapani a quota 21. Colpo esterno della Salernitana che nell'anticipo piega con il minimo scarto il Vicenza. Almenti finisce 1-0 per i Granata che approdano a metà classifica lasciando i Veneti in zona pericolo. Gara decisa in avvio, quando dopo 10 minuti di gioco Busellato cerca e trova un gol su azione personale. Buona l'idea, ottima la conclusione. Da lì in poi la gara per il Vicenza diventerà una salita insormontabile. Per il resto del primo tempo idee confuse, qualche protesta per intervento, 20 dubbi in area avversaria, ma di fatto incapacità assoluta di creare pericoli alla porta difesa da Gomis. Copione pressoché analogo nella ripresa, dove sono addirittura gli ospiti a creare maggiori pericoli, anche se la palla per il pareggio il Vicenza la trova a 6 minuti dal 90esimo. Cross di Puccino, intelligente velo di De Luca e conclusione di Rizzo. Sembra tutto perfetto, ma Gomis vola, toglie la sfera dal 7 e soffoca l'urlo liberatorio del Menti. A quel punto il Vicenza si arrende. Nel finale c'è spazio per alcuni contropiede che la Salernitana spreca. Migliore in campo l'autore del gol, il 23enne centrocampista Massimiliano Busellato.